Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi con Starship Troopers Extermination con la versione 0.8.0 che aggiunge un sacco di nuove novità, cambiamenti, soprattutto all'inizio. Innanzitutto c'è un italiano in un livello abbastanza gradevole. Potete scegliere all'inizio il vostro server di appartenenza, io ho messo quello europeo, che potete benissimo cambiare sulle impostazioni quando andate su Gameplay, Matchmaking Regione. Quello che ho aggiunto in più, ci sono delle differenze nelle dotazioni. Vabbè, tradotto, alcune cose sono tradotte un po' insomma, però vabbè. Forse alcune cose sarebbe meglio lasciarle in... in inglese, ma va bene. Abbiamo delle skin, ovviamente uso, sono pazzo, la progressione, alcune cose sono ancora da tradurre in italiano. Hanno aggiunto, da quanto ho capito, delle differenze in determinate armi, esperienza ridotta in alcune missioni, ma quello che a me interessa di più alla fine è... Vabbè, io sono Ranger e vabbè, si sa, non è quello il fatto. Nella customizzazione hanno aggiunto qualcosa di nuovo, che io sappia. Non mi pare comunque che mi abbia aggiunto qualcosa di nuovo, perché questa alla fine è roba che ho sempre avuto. Hanno aggiunto qualcosina in più, soprattutto qualche mappa in più. Ovviamente più il livello è più difficoltoso e più la ricompensa è maggiore, come è giusto che sia. Io però vorrei fare una partita normale, perché c'era scritto performance, update performance, change fix, cazzi e mazzi, dove dovrebbe migliorare non solo la stabilità ma anche la fluidità del gioco stesso. Quindi io andrei tranquillo in una normale, sperando che trovi altri combinatori europei, e sono contento di poter finalmente registrare, perché sto avendo problemi con Nvidia Shadowplay, e infatti io adesso sto usando OBS, che non lo usavo da un po', e devo ammettere che è un bel di però già so come funziona, quindi non è quello il problema. Una cosa più importante è, per quel che mi riguarda ora, poter registrare, perché ci sono alcuni giochi che con Nvidia vengono registrati, altri no, non capisco il motivo, sono rimasto così un po' esterrefatto, però l'importante è che adesso ho un'arma di riserva che è OBS, quindi quando non funziona Nvidia c'ho OBS. Ma adesso, scusate, concentriamoci su questa 0.8.0. Quindi siamo, credo che siamo poi vicini alla 1.0. Si dovrebbe uscire da questi re-access, sarebbe anche il momento. Live footage of the assault on planet Valaka, where the Deep Space Vanguard fights to secure a key victory for the Federation. Non gioco a Starship Troopers da molto tempo, complice tante cose, però ormai ci siamo e quindi. This is what we do, Brimstone. Assault and secure. Clean by the numbers. Brimstone team will deploy and secure objectives in the order administered. Allora. Fire out. Vedo dei leggeri miglioramenti. Allora, miglioramenti sicuramente riguardo il punto di vista. Aspetta. Ok. Lo shooting è cambiato. Proprio il feeling che ho con lo shooting è cambiato moltissimo. Il mirino è stato cambiato. Ho noto meno pesante. Molto più. Ah, lo noto più leggero durante lo shooting, più pesante punto di vista del server, della fluidità che mi aspettavo di avere un po' di più, ma diciamo che in realtà c'è già, perché all'inizio, se voi vi ricordate, anche sotto alcuni miei precedenti video, laggava tantissimo all'inizio, adesso invece molto meno,
però gli FPS sono 40, 40, tra i 40 e i 50, non è accettabile, non è per niente accettabile questo. A un gioco del genere almeno i 60 mi vorrei. Capisco tutto, però insomma, mi aspettavo qualcosa di meglio. Mi piace che abbiano cambiato il mirino e lo shooting. Però vedete queste tirate di lag. No, cioè non va bene, ragazzi. Cioè, voglio dire, c'è bisogno di... Madonna. Fuoco fa danno? Boh. Oh, che cazzo è? Per uccidere un artigliere è molto più complicato, eh. Aiutiamo i nostri. Ok. Perfetto. Ok. Dove sono? Cazzo, ma c'è bisogno di supporto. E che cazzo è che mi sta? Ma riuscirò a vivere un secondo? Un attimo, mi date un momento. Madonna, ma che è? Ah, per uccidere qualcuno ci vuole molto più tempo. Ok, mi spara. Vabbè, ma guarda da qua, ma che è il cecchino? Porca puttana, ho finito le munizioni. Finché rimane stabile su un 50 fps va bene, lo posso anche accettare, ma le tirate di lag, non lo so, l'avevo detto almeno 200 volte oggi. Meno male che abbiamo trovato, ecco, una cosa che secondo me hanno migliorato è la distanza tra i silos
e le miniere a cui dobbiamo estrarre questo materiale, perché è assurdo poi farsi 200 metri con questa cosa in mano e poi morire perché ci sta un ragno che ti osserva, una famosa, anche no, sì, va bene, però... Oh, che cazzo è? Cosa? Vabbè. Ah, madonna. Ok. Si finate di lag, però sono indecenti. Guardate, ragazzi. Bene. Non è che ho messo questo muro io. Bene. Questo è il muro, ok, sta bene. Qua stiamo perdendo. Ah, madonna! Okay.
dimensioni. Ma quanti cazzo ne hanno aggiunti? Sono tantissimi. Porca puttana. È proprio... Ok. Vediamo di succedere questo. Vabbè, ma te rimagni i compi. Dov'è la nave? La nave è laggiù. Ok. Devo muoverci. Tu devi morire. Ah, fanculo. Ah, madonna. Poi tocca. Comunque ne hanno fatti molto più forti, perché prima morivano con meno compi, mo invece veramente ti devi fare un mutuo quei proiettili per ammazzare come uno sommo di questi stronzi. Ma quanti siete? Aggio! Aia. Non sono riuscito a salvarlo, cazzo. Anche no, noi sono tutti coglioni. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Comunque non mi piace che ci sia questa instabilità a livello di server, di wifi, di che cazzo è, che mi dà molto fastidio. Ma devo dire che a livello di fluidità del gioco siamo andati molto bene. Beh, abbiamo fatto il nostro, abbiamo ucciso un bel po' di gente. Va bene così. Mi vengo 53. Misura mezzanotte. Vabbè. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.